sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera gentili ascoltatori di Radio Science, siete collegati con Venezia, con la testata giornalistica Pianeta Oggi TV All News. Subito uno sguardo alle news, le top news potremmo dire, e in primo piano abbiamo un'ultima ora. Ci spostiamo nei pressi di Tolosa, nel sud della Francia, perché abbiamo alcune persone che sono in ostaggio. Si parla di 5 persone che sarebbero tenute in ostaggio in una tabaccheria. Secondo i media francesi, in particolar modo France 3, i 5 sarebbero trattenuti da un uomo armato. Sul posto sono giunte le forze speciali della polizia francese. L'uomo ha chiesto un negoziato, al momento sembra esclusa la pista terroristica. Potrebbe essere una rapina, è finita male. Alle 19.04 andiamo avanti con le notizie rapidamente su questa, che praticamente è una notizia in corso. Vedremo di aggiornarvi in coda al programma di approfondimento che sentirete quindi sotto le 20. Vediamo se abbiamo ancora qualche altra news su questo. Dunque, l'aggressore sì, avrebbe chiesto l'intervento di un negoziato praticamente, e sta minacciando di uccidere uno dei 5 ostaggi. Minaccerebbe di uccidere uno dei 5 ostaggi se il perimetro di sicurezza non sarà rimosso. Quindi vedremo di capire a fine del programma che partirà adesso tra pochissimo da Radio Science, quindi quando rifaremo il rientro in Venezia qui a Pianeta Oggi TV, se potremo darvi ulteriori aggiornamenti e soprattutto con la notizia magari positiva che tutto sia finito nel migliore dei modi. Vediamo adesso di dare uno sguardo alla nostra testata All News Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con in primo piano, a taglio primo, gli speciali di Pianeta Oggi TV. E quindi noi abbiamo dedicato tutto lo spazio del primo piano, potremmo dire della nostra homepage, alla ricorrenza del forte sisma che aveva colpito il Friuli-Venezia Giulia il 6 maggio 76. E quindi vi abbiamo riproposto due importanti interviste a due sopravvissuti, i coniugi Gilberto Cossettini con sua moglie Paola, che racconteranno la propria esperienza, che vi assicuro è molto toccante. Vi fa proprio toccare con mano cosa si prova durante quei momenti davvero terribili e molto molto difficili. Quindi subito dopo Gilberto e Paola abbiamo praticamente un altro speciale che è relativo sempre alla ricorrenza del forte sisma del 6 maggio in Friuli, dove viene spiegato praticamente il ruolo dei radioamatori, che è stato molto importante. Qui abbiamo un'intervista a Bernardino Tamburlini, presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Udine. Poi ancora si prosegue un altro numero del nostro settimanale Pineta Oggi Reporter, Hauser, volontariato a Fossalta di Piave, incontro con Angelo Biondo, responsabile progetto Bambini Autistici, a seguire Francesco Fontanini, presidente Hauser, volontariato Fossalta di Piave. Ecco, tra altre cose ricordo che Hauser organizza lo spettacolo comico dal titolo Riso fa buon sangue presso l'Auditorium Leonardo da Vinci in Piazza Indipendenza 13 a San Donà di Piave, domenica 12 maggio a partire dalle ore 15. L'entrata ovviamente è gratuita. Poi ancora la Freccia a cura di Margherita Furlan con una importante intervista a Giulietto Chiesa, noto giornalista che ha lavorato negli scorsi decenni per le testate italiane più importanti, oltre che, lo ricordiamo, anche essere ex europarlamentare, oggi alla gestione di Pandora TV da Roma. Poi ancora una informazione che noi vogliamo dare
Pianeta Oggi TV, sapete che adesso collabora anche con Radio Diffusione Europea, questa nuova emittente in onde medie che trasmette in AM sui 1584 e 819 kHz per tutto l'Alto Adriatico, che ogni venerdì sera andiamo in diretta dalle 21 alle 23. Ecco, vi posso subito preannunciare che venerdì questo, nell'arco appunto dalle 21 alle 23, ci saranno dei collegamenti in diretta con Gemona per ricordare il terribile terremoto del 6 maggio che poc'anzi abbiamo accennato, e avremo nuovamente i coniugi Gilberto e Paola Cossettini. Ricordo tra altre cose Gilberto, il fratello del noto artista Tiziano Cossettini, che noi avevamo anche proposto qui nella nostra testata. Quindi ripercorreremo quei momenti drammatici. Poi ancora proseguiamo, abbiamo un importante articolo di Lorenzo Capretta, l'aria non si può comprare. Molto interessante, vi invito a leggerlo e a rifletterci anche, perché insomma emerge un messaggio molto importante. Poi un omaggio a un noto regista della televisione, una delle prime televisioni private in Italia, nel nord-est d'Italia, l'emittente di Rovigo, ATR, azienda televisiva radiofonica, poi diventata oggi la 9, la 8, la 9, con un po', diciamo, come si può dire, un certo percorso ha fatto questa emittente. Voi ve la ricorderete quando si chiamava anche Rete 10, quando poi cambiò nuovamente in Rete 9. Il sottoscritto proprio in quel periodo là, nel 99, aveva condotto una importante diretta televisiva dove avevo in studio Giorgio Bongiovanni, personaggio stigmatizzato, noto a livello mondiale. Quella trasmissione era stata praticamente gestita in regia da questo, vi accennavo, bravissimo regista. Lui si chiama Antonio Pescarolo e che ha lasciato un bellissimo ricordo in quella televisione per le varie trasmissioni, per il montaggio, per tutto il coordinamento del palinsesto. E noi lo vogliamo ricordare proponendo questa sigla di apertura dei programmi, che è stata fatta in maniera veramente perfetta, e all'epoca non c'era nessun computer avanzato come oggi. Ecco, è stata fatta praticamente proprio con le sue mani. Ed ecco che abbiamo pensato quindi di fargli un omaggio. Poi a seguire il TG satirico, sempre con la regia di Antonio Pescarolo, condotto dal noto personaggio conosciuto a livello nazionale, Gianfranco Guarnieri, che speriamo anche di averlo un giorno magari così ospite ai nostri microfoni direttamente, diciamo, che ci può un po' raccontare questa sua esperienza. Poi a seguire vi parlavo appunto di Gilberto e Paola Cossettini, che ci racconteranno venerdì prossimo a Radio Diffusione Europea direttamente da Gemona l'esperienza del terremoto, del forte terremoto in Friuli. E qui abbiamo un numero di Pianeta Oggi Rapporto dedicato al fratello, a Tiziano Cossettini, noto artista, che il sottoscritto lo ha intervistato in occasione di uno spettacolo in beneficenza con l'associazione Funima International, quell'associazione molto importante, una onlus che sta aiutando i bambini di strada del Latino America, i bambini che vivono sulle Ande, ma non solo, anche i bambini di strada in Italia. Dunque, questa quindi è una intervista molto interessante, insomma, e spieghiamo, andiamo a conoscere questo personaggio molto noto nella carne, nel Friuli Venezia Giulia, e noi l'abbiamo voluto appunto anche lanciare per il resto d'Italia sul nostro circuito, che ricordo va da Gorizia, parlo del circuito di radio e televisione terrestre, va da Gorizia a Palermo. Poi a seguire, dunque, rapidamente, ancora un altro numero di Pianeta Oggi Reporter, dal titolo Soldi, inganni e truffe. Intervista esclusiva al noto personaggio televisivo, il dottor Elio De Grandi, in arte Mago Alexander, in occasione di un convegno realizzato a Favaro Veneto, in provincia di Venezia. Siamo praticamente nell'interveniziano, a pochi chilometri dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. E dulcis in fundo, perché abbiamo
un altro interessante settimanale, Pianetology Report, stavolta dedicato alla tutela dell'ambiente, alla pulizia della laguna di Venezia. Quindi, in modo particolare, diciamo che si sono unite queste associazioni della Gronda Lagunare con il presidente della SASLA, il dottor Pino Sartori, e hanno voluto ripulire l'isola, più precisamente si chiama Isola di Campalto, siamo vicini anche in questo caso a ridosso praticamente all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Un'isola dove praticamente non si capisce perché tutti portano le spazzature, lo sporco, i rifiuti, diciamo, di Venezia proprio lì in quell'isola. E allora ecco che loro insieme, come vi dicevo, a tante altre associazioni hanno fatto questo grande lavoro, un esempio veramente bello, stupendo, un esempio per tutti. No, 19:13, vediamo se abbiamo qualche aggiornamento dalla Francia, da Toloso, per quelle 5 persone che sono state prese in ostaggio, vediamo un po'. No, non c'è nulla. Allora, io direi subito di dare la linea a Treviso per la trasmissione di Radio Science Pianetologi Eventi nel Mondo, quindi la parola va ad Alviano. Prego, noi ci sentiamo al termine per gli aggiornamenti. Ciao Massimo, buonasera. E considerate le temperature qui in Friuli, un caloroso buonasera a quanti ci stanno in questo momento ascoltando. Questa sera abbiamo in collegamento da Gubbio il ricercatore indipendente Marco Marsili. Allora, intanto Marco, grazie della tua disponibilità. Grazie Alviano, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, Marco Marsili è un ricercatore indipendente, come dicevo prima, presidente dell'Associazione Culturale Dal Cielo alla Terra di Gubbio e direttore della rivista Nuova Poseidonia, che è un mensile di scienza e spiritualità. Ma noi questa sera l'abbiamo invitato perché è anche autore di un libro che ho finito da poco tempo di leggere. Il titolo è I viandanti delle stelle, cronache dell'infinito universo, volume 1. Allora, un libro che io ho sentito profondamente nel cuore. Devo dire che la vita riesce sempre a stupirci, la natura lo fa quotidianamente facendo interagire tra loro i 92 elementi chimici dei quali è composta. E Marco lo ha fatto fotografando con la penna, dico fotografando con la penna una realtà invisibile. È un libro che io direi ridà la vista ai ciechi, a un'umanità cieca, restituisce luce, colori fisici, diciamo da una parte, ma restituisce anche i colori dell'anima, che sono i sentimenti nella loro manifestazione più alta e profonda, e sono i sentimenti del vero amore, della vera amicizia, l'allegria, la bellezza, la pace, la speranza, l'armonia, la salute, la gioia. Questo libro, la verità, devo aggiungere. Questo libro contiene in nuce tutte queste tinte forti del nostro cuore. E sono obbligato a parlare così per il grande entusiasmo che questo libro mi ha suscitato e soprattutto dovrei dire dalla profondità del messaggio che vi è contenuto. Allora, fatta questa premessa, Marco, mi viene da chiederti da dove scaturisce il fuoco umano che si è riversato nelle pagine di questo libro? Da dove nasce? Alviano, innanzitutto grazie infinite per questa meravigliosa presentazione, immeritata per me, perché alla fine io ho fatto nient'altro che esprimere così sulla carta, dato che amo scrivere, esprimere sulla carta quello che ho vissuto. Quindi ti ringrazio. Da cosa è scaturito? È scaturito dalla volontà di condividere queste esperienze, dalla volontà di condividere queste esperienze con un
una realtà che ci sovrasta, ma allo stesso tempo ci contiene. E non solo dalla mia volontà di condividere queste esperienze, perché in realtà io non avevo questa intenzione inizialmente quando ho iniziato a scrivere, ma mi è stato chiesto di farlo da questi viandanti delle stelle. In vari modi loro mi hanno detto e mi hanno fatto capire che è il momento di dare la faccia in questo senso, cioè di esporsi pubblicamente. Raccontando queste esperienze, che poi all'inizio, come è scritto nella prefazione del libro, io non intendevo dire che queste esperienze erano vissute da me. E perché, come ci insegnano questi meravigliosi maestri universali, quello che conta è il messaggio e non il messaggero. Quindi, per evitare personalismi, per evitare di espormi in questo senso, io inizialmente non volevo dirlo, ma la cosa è venuta un po' da sé. Io non riesco a mentire se mi fanno una domanda. Quindi, alla domanda, ma sei tu che hai vissuto questo, sei tu che hai vissuto quest'altro, non ho saputo mentire. E quindi, ecco, adesso mi metto a disposizione anche in questo senso. E devo dire che non è molto semplice per me, perché caratterialmente io sono abbastanza introverso, quindi mettersi di fronte alle persone a raccontare queste esperienze mi costa fatica in un certo senso, ma è anche una grande gioia poter condividere tutto questo. Se può far bene, io penso che dall'alto abbiano dei disegni anche per noi in un certo senso imperscrutabili, quindi io mi rimetto alla loro volontà. D'altra parte è la promessa che gli feci nel 2009, 10 anni fa, quando ebbi la prima grande esperienza con loro. Gli dissi: se vi fate vedere, io vi dedico la mia vita, dedico la mia vita alla divulgazione del vostro messaggio, del vostro discorso, perché a mio avviso non c'è niente di più importante sulla faccia della Terra oggi, cioè le implicazioni che ha la realtà extraterrestre, la presenza extraterrestre, le implicazioni che ha sotto tutti i punti di vista, sono fondamentali, sono importantissime. Quindi, secondo me, non c'è niente appunto di più importante. E io gli dedico la mia vita, dissi, e loro si fecero vedere. E quindi io cerco di mantenere fede a questa promessa. Per quello che posso, nonostante tutte le mie debolezze che ho, come tutti, penso, cerco di portare avanti questo discorso, ecco. Allora, guarda, ti conosco e capisco questo tuo sentimento di scherno, ma è comunque bene che sei stato spinto a scrivere questo libro che in sostanza sono, e come tu già stai spiegando, storie di contatti extraterrestri ed incontri con messaggeri di verità. Allora, io con te vorrei un attimo, con chi ci ascolta, sgombrare il campo da alcune immagini, alcuni credo, diciamo, e per essere concreti, molte persone dicono: ah, ma io credo agli UFO, tu ci credi? No, io non ci credo. Oppure l'altra obiezione che spesso viene fatta, sì, io credo che possa esistere una vita in altri pianeti, ma purtroppo, per quello che noi conosciamo, per quello di cui noi siamo un po' assolutamente sicuri, la velocità della luce non può essere superata, questi mondi sono estremamente lontani e quindi sì, esisteranno altri esseri, ma non ci può essere un contatto con noi. Allora, possiamo in qualche modo sfatare questi credo? Ma assolutamente sì, io direi che queste sono delle supposizioni, sono dei punti di vista che derivano innanzitutto da uno scetticismo ad oltranza che poi non porta a nulla se non si indaga, ma derivano ancor più dall'ignoranza. Cioè, nel momento in cui si svolge anche una minima ricerca nei riguardi di questa realtà,
che chiamiamo extraterrestri, un termine un po' abusato, comunque chiamiamola così, nel momento in cui si svolge anche una minima ricerca si scopre, si capisce chiarissimamente che questa è una realtà concreta, tangibile, una realtà vera e propria, a parte il fatto che esistono ormai centinaia di fotografie e filmati che sono stati vagliati da autorevoli istituti e quindi sono risultati autentici e inspiegabili per quello che è la nostra, per quelle che sono le nostre cognizioni scientifiche. Ma io, casca fagiolo questa domanda, io sto in questi giorni da un paio di settimane, a dire il vero, portando avanti una ricerca, sto preparando un seminario e mi sono imbattuto nelle dichiarazioni cosiddette autorevoli, non che le testimonianze dei testimoni oculari o della gente della strada siano meno autorevoli, però sai, quando a parlare è un esponente del governo, un esponente dei servizi segreti, un esponente dell'ambito scientifico internazionale, un esponente, un alto ufficiale militare e così via, allora la gente alza un po' più le antenne e apre un po' più le orecchie e piega anche un po' più la testa di fronte a questi che sono considerate quasi delle figure sacre nella nostra società. Ecco, mi sono imbattuto in decine, decine, decine e decine di dichiarazioni ufficiali, addirittura molte delle quali sono dichiarazioni giurate, quindi con appunto militari, ad esempio, che hanno fatto queste dichiarazioni giurate e sono disponibili a ripeterle in Parlamento, ad esempio. Quindi in queste dichiarazioni si trova di tutto, cioè ci sono. No, non bisogna, diciamo così, fantasticare più di tanto. Questi qua parlano a chiare lettere della realtà extraterrestre come una realtà esistente, tangibile, che ci visita da moltissimo tempo, possibilmente da migliaia di anni, ma comunque sicuramente, per quello che ne sappiamo, dal periodo dagli anni 30, ecco, dagli anni 30 in poi, per quanto riguarda la visita extraterrestre contemporanea. E ne parlano appunto chiaramente, come dice qualcuno, a quei livelli è il segreto di Pulcinella, quello della realtà extraterrestre, cioè tutti sanno tutto, a grandi linee. Poi nello specifico certamente ci sono degli approfondimenti, da effettuare, però a quei livelli, questa realtà è conosciutissima. Tra queste dichiarazioni ho trovato, ad esempio, persone che hanno lavorato alla NASA che dichiarano di aver visto nei monitor a Houston, nei monitor, hanno visto che all'interno dello shuttle, un extraterrestre alto circa 3 metri parlava con due astronauti. Gli astronauti stavano a bocca aperta e sbigottiti, ma comunque erano lì belli ad ascoltare questo extraterrestre che parlava con loro. E allo stesso tempo, in altri monitor era inquadrata la navicella dell'extraterrestre che era poco distante dallo shuttle. Cioè, queste sono cose di una importanza enorme. Purtroppo l'informazione non viene data al popolo, non viene data al pubblico, ma se ancora ci aspettiamo di sentirci dire la verità dai telegiornali o dalle riviste, dai quotidiani, stiamo freschi, Alviano. Questo è il mio Certo. parere. Ecco, questa era una premessa importante per stimolare in chi ci ascolta un po' la serietà di quello che continueremo a dire anche in seguito. Io voglio solo aggiungere che un'informazione che mi aveva colpito 2 o 3 anni fa a Washington DC. Al National Press Club di Washington, il giornalista Robert Hastings aveva radunato più di 120 ex ufficiali oggi in pensioni, tutti addetti alla gestione dei missili interbalistici e balistici intercontinentali. I quali hanno affermato tutti della presenza di queste navicelle che in diverse occasioni hanno bloccato, hanno
azzerato il funzionamento, il malfunzionamento che si stava verificando all'interno dei centri missilistici, o hanno proprio disattivato le ogive nucleari. E questo lo diciamo anche perché all'inizio degli anni 50 c'è stato un primo contatto, tant'è vero che si sa anche del presidente Eisenhower, c'è stato un contatto di questi esseri ad altissimi livelli e hanno fatto una richiesta a questi esseri all'umanità, hanno detto siamo pronti ad aiutarvi. Però siccome la risposta è stata che lo shock sarebbe stato troppo grande, allora ci hanno dato 50 anni di tempo per prepararci. Preparatevi, vi diamo 50 anni di tempo. Di fatto, come hai raccontato tu, noi non lo abbiamo fatto e loro adesso hanno cominciato già da tempo a muoversi in un'altra direzione perché hanno capito la nostra cattiva volontà, la nostra malafede. E quindi tu sei uno dei testimoni di questa realtà che è chiamato a parlarne e quindi io ti rivolgo adesso un'altra domanda che è una classica che ci possiamo fare, ma potremmo farcela proprio nel cuore. Chi sono? Da dove vengono? E che cosa vogliono questi esseri da noi, da questa umanità? Domandine da niente. Allora, beh, andiamo per gradi con tranquillità. Intanto, chi sono? Assolutamente. Allora, innanzitutto, questi personaggi difficilmente si identificano come provenienti da questo o da quel pianeta. Lo hanno fatto in alcune circostanze con alcuni contattisti per ragioni particolari, ma in realtà loro definiscono se stessi come appartenenti alla Confederazione Interstellare, che è l'insieme di tutte, e sono miliardi, le civiltà super evolute che vivono nel cosmo, quindi che viaggiano liberamente nell'universo. Quindi loro provengono da molti pianeti che appartengono e da molti sistemi solari che appartengono al nostro universo, alla nostra galassia, ma addirittura della Confederazione Interstellare fanno parte anche popoli che vengono da altre galassie. Quindi stiamo parlando di cose per noi più che fantascientifiche, ma queste sono le loro dichiarazioni, e quando un contattista che risulta essere un contattista autentico e integro sotto tutti i punti di vista riceve questo genere di comunicazioni, noi dobbiamo prenderne atto. Quindi questo è quello che loro dicono. Perché vengono, mi hai chiesto? Sì, e qual è la ragione? Perché sono qui? Come mai sono qui? Allora, loro sono qui perché innanzitutto loro sono dappertutto, quindi sono in giro per tutto l'universo. La ragione della loro presenza sulla Terra è una ragione che ha a che fare con l'evoluzione sia del pianeta, come chiamiamola cellula macrocosmica o cellula del corpo macrocosmico, sia per quanto riguarda l'evoluzione dell'umanità, delle creature tutte che vivono su questo pianeta, ma dell'umanità soprattutto. E in questo momento, cioè a partire soprattutto dagli anni 40, si sono fatti vedere in maniera più pressante, diciamo così, perché l'uomo ha per le mani una tecnologia che non è positiva, che viene impiegata negativamente. Sto parlando dell'energia nucleare. Ovviamente loro,
per quanto riguarda la visita alle civiltà meno evolute, come siamo noi nei loro riguardi, per quanto riguarda la visita alle civiltà meno evolute, hanno dei criteri che a noi sfuggono, ma a grandi linee possiamo dire che il criterio è quello della discrezione assoluta e dell'assoluto rispetto del libero arbitrio di quella umanità che vive in quel pianeta meno evoluto di loro. Quindi loro non vogliono a tutti i costi imporci la loro evoluzione e la loro etica, ma stimolano in vari modi, attraverso i contattisti, attraverso i messaggi, gli insegnamenti che rilasciano tramite contattisti, attraverso delle metodologie particolari che sfociano poi anche nella sfera spirituale, che per loro è un tutt'uno con quella materiale, ovviamente. Stimolano la nostra evoluzione senza imporcela, okay? Senza imporci un balzo evolutivo forzato, appunto. Quindi sono qui per questa ragione che abbiamo detto, perché noi abbiamo per le mani l'energia nucleare che, se utilizzata malamente, può mettere a repentaglio la vita non solo del pianeta, ma può mettere a repentaglio l'equilibrio dell'intero sistema solare, che fa parte di un gruppo di altri sistemi solari, che a sua volta fa parte di un insieme più grande di altri sistemi solari, eccetera, eccetera, così via, in maniera frattale, diciamo così, dove vivono persone che vogliono stare in pace, dove vive gente che non vuole problemi. Quindi, l'equilibrio del sistema solare. Loro lo manterranno costi quel che costi, anche a costo di intervenire nel caso di una guerra nucleare che potrebbe mettere a repentaglio appunto l'equilibrio del sistema solare, anche a costo di intervenire in maniera drastica, loro questo equilibrio lo manterranno. Ma sono qui anche perché noi viviamo in un periodo storico che sia a livello diciamo così, dinamiche sociali, sia a livello di ciclicità cosmiche, è un periodo di passaggio, un periodo di passaggio molto importante che diciamo così, prevede una presa di coscienza collettiva che ha a che fare, come dicevo prima, anche con l'aspetto che noi consideriamo spirituale, ecco. Quindi loro sono in questo senso gli antesignani di una futura società, gli antesignani e gli annunciatori di una futura società che verrà instaurata su questo pianeta, dove una società che sarà guidata dai criteri che ci sono stati insegnati dai grandi maestri spirituali di tutte le epoche, primo su tutti Gesù Cristo. Quindi, come ho detto in altre circostanze, la legge dell'ama il prossimo tuo come te stesso, in una società ventura, in una società futura, positiva, verrà, questa legge messa in pratica sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista, politico, economico, sociale, culturale. Dal punto di vista dell'arte, dell'istruzione, dal punto di vista medico, ecco, sono questo che noi abbiamo considerato per 2000 anni nient'altro che un consiglio spirituale, ama il prossimo tuo come te stesso, per loro in realtà è una legge vera e propria, è un modo pratico di aderire concretamente alle leggi dell'esistenza. Guarda, dovrebbe essere, l'hai spiegato veramente molto bene e dovrebbe essere intuitivo anche per noi adesso, alla luce di quanto tu hai specificato, capire che usare questa parola quasi sacra per il bene dell'esistenza in ogni ambito della nostra vita, facilmente potremmo risolvere una grande quantità dei nostri problemi se veramente cominciassimo ad ascoltare e a mettere in pratica questo insegnamento. Senti, nel tuo libro questi esseri che tu incontri hanno una doppia sfumatura, cioè parlano con... possiedono una grande
potenza, in realtà questa la si avverte da come tu scrivi, ma immensa potenza, forza, allo stesso tempo una profonda gentilezza, anche i modi con i quali approcciano la nostra società, a me in questo momento vengono in mente i cerchi nel grano, come cercano di passare, come dicevi tu, un po' senza influenzare, senza imbrigliare la nostra naturale evoluzione, però hanno questo modo così, hanno un modo veramente delicato allo stesso tempo di passare la loro scienza. Come sì, vivi tu questo loro, questa personalità così duplice e che da noi è quasi univoca invece, c'è un aspetto oppure c'è l'altro? Ma questo è l'aspetto forse che più ti spiazza, perché come, adesso faccio un esempio grossolano, è come trovarsi, è come confrontarsi con un, con un lottatore di wrestling che però ti suona un flauto e ti regala un fiore, ecco, cioè una cosa che ti spiazza, non ti aspetta, oppure che si comporta come in maniera bambinesca, come un bambino molto sapiente, molto saggio, però pur sempre un bambino, quindi con semplicità, con immediatezza, con una spontaneità veramente disarmante per noi che abbiamo 100.000 sovrastrutture psicologiche. Quindi questa loro spontaneità è un sintomo, sicuramente appare come un sintomo della loro benevolenza. Poi allo stesso tempo però la loro autorevolezza traspare, è conclamata, la loro stessa presenza te lo dimostra. Io ho esperienze fisiche dirette con loro, fisiche, materiali, ne ho avute poche, ma ti assicuro che ti lasciano senza fiato. Senti, c'è un passo nel tuo libro nel quale tu hai un primo incontro con loro e ha una sua dinamica grande questo incontro, perché scaturisce da una tua ricerca, da una tua volontà, è veramente, io vorrei che raccontassi un attimo questa prima vera esperienza, anche se tu in realtà già ricercavi da prima, percepivi da prima sicuramente, ma ecco, io vorrei che tu raccontassi a quanti ci stanno ascoltando quello che è stato il primo vero incontro. Il primo vero incontro, il primo grande incontro è stato nella montagna che io chiamo la montagna sacra della mia città, non per caso, perché lì c'è la basilica dove risiede il corpo incorrotto, autoimbalsamatosi, diciamo così, del santo patrono di Gubbio, che si chiama Sant'Ubaldo e che era un punto di riferimento anche per il grande San Francesco, Sant'Ubaldo. Quindi sono andato lì il giorno 25 novembre dell'anno 2009, intorno alle 18, sono arrivato lì alle 18:40 circa, sono andato lì a piedi, chiedendo proprio esplicitamente un segno, chiedendogli a questi signori di mostrarsi, perché leggevo nei messaggi trasmessi dal grande contattista Eugenio Siragusa, leggevo che se una persona interiormente prova questo forte interesse nei riguardi della realtà cosmica, significa che gli extraterrestri già lo stanno monitorando, già lo stanno sollecitando in questo senso. E quindi ho detto ok, perfetto, se questo è vero, io faccio parte di quelli che provano questo interesse così forte, allora se questo è vero, voi in questo momento mi state ascoltando. E se voi in questo momento mi state ascoltando, adesso io vi dico che vengo in montagna, che vado in montagna e vi chiedo di farvi vedere. L'ho fatto anche forse con un po' di arroganza giovanile, era 10 anni fa, avevo 23 anni, però l'ho fatto con forza, però l'ho fatto con convinzione, sicuramente con onestà,
totale, con sincerità e disponibilità totale. E allora, mentre salivo la montagna, vedevo queste lucine nel cielo, le vedevo e mi emozionavo. Certo, pensavo, vabbè, magari mi sto suggestionando perché saranno, non so, meteore, saranno satelliti, magari mi sto suggestionando perché è talmente tanta la voglia di vederli che mi sto prendendo in giro da solo. Però queste lucine, più io salivo la montagna, più loro si abbassavano di quota e passavano proprio sopra di me e poi si spegnevano. Quindi ero molto coinvolto da questa situazione, veramente, veramente tanto coinvolto. Se ci penso adesso mi viene un po' anche da ridere, ma lì ti assicuro che piangevo. E quando salivo e vedevo queste luci, dicevo, se siete veramente voi, scendete, perché io, se vi fate vedere da questi miei occhi, io gli dedico vi dedico la vita. Io vi dedico la vita, quindi ero convinto, io l'ho detto con sincerità e lo confermo tuttora, io tuttora voglio dedicare la vita a loro, non vedo l'ora di avere incontri con loro, di fare tutto quello che loro mi chiedono di fare, anzi indegnamente lo dico, perché sicuramente esistono 100.000 persone migliori per fare quello che loro chiedono, ma se loro vogliono io sono a loro disposizione. Quindi io sono salito lì. E a un certo punto li ho visti, ho visto queste luci che sono uscite dal boschetto, erano luci, sfere di luce, erano due, una più grande e una più piccola, quella più grande era grande circa come una piccola automobile, diciamo. Queste sfere luminose con una luce che mi è subito venuto dalla bocca, mi è uscita la parola astrale. Una luce astrale mi veniva da dire, non lo so perché, una luce che non è di questa dimensione, ecco, però era davanti a me fisicamente, erano lì e si sono avvicinate, sono scese, si sono abbassate di quota, sono venute fino a una distanza di circa 5 metri da me, di fronte a me, all'altezza del mio viso, a 5 metri. Quando sono state a questo punto hanno rallentato tantissimo, fin quasi a fermarsi, e c'è stata una comunicazione, direi telepatica, che io adesso non so tradurre in parole, però c'è stata e c'è stata una energia che mi ha investito, che mi ha commosso, che mi ha trasformato sicuramente. Come può non trasformarti una situazione del genere? Certo che ti trasforma per tutta la vita, perché io poi i giorni successivi mi specchiavo e mi davo gli schiaffi in faccia da solo dicendo, ma tu Marco l'hai vista sta cosa qua? L'hai vista veramente? E poi lo dicevo a tutti, a casa, agli amici, ai nemici, lo dicevo a tutti. E poi mi sono dato una regolata, perché ho visto che le reazioni non erano proprio sempre moderate nei confronti di queste dichiarazioni così entusiaste. Quindi questa è stata la prima volta. Io, quando poi queste luci si sono allontanate e se ne sono andate, io ero diverso, capivo, mi sembrava di capire tutto. E infatti io dicevo, ma io capisco tutto, ma io adesso capisco tutto. Allora guardavo, che ne so, guardavo gli alberi e vedevo la loro armonia, mi sembrava addirittura di percepire il lavoro che fa la clorofilla all'interno dell'albero, vedevo come il vento muoveva la vegetazione e intuivo proprio il disegno di tutto questo, vedevo le nuvole e potevo tracciare dei disegni matematici tra una nuvola e l'altra e capivo la dinamica generale, oppure pensavo ad un concetto e svisceravo in un istante quel concetto e raggiungevo l'essenza di quel concetto in un istante. Quindi questo, cioè, ero come improvvisamente ero diventato un grande filosofo, un grande scienziato in un momento. E quindi questo mi ha entusiasmato tantissimo. Sono sceso dalla montagna che praticamente non dico il falso se dico che stavo quasi volando, cioè facevo un passo sulla roccia e quattro passi per aria e poi ripiombavo sulla roccia e di nuovo quattro passi per aria. Ero in una condizione psicofisica differente da quella ordinaria, quindi non so, io sentivo proprio anche il mio corpo più leggero. Era una situazione che avrei voluto continuasse per sempre, invece poi gradualmente è svanita, però magari tornerà, chissà. Cioè, allora, guarda, intanto io semplicemente nel sentirti parlare percepisco un segnale di quanto sia vero quello che tu ci stai raccontando in questo momento. E anche da come
E anche da come hai descritto la cosa, mi sorge un'altra cosa da chiederti, perché nel libro traspare molto questa cosa, nelle tue descrizioni emerge con forza che tutto è vivo intorno a noi, tutto è interconnesso, questi esseri sembrano dare questo messaggio di profonda unità del creato. Assolutamente sì, per loro questa che per noi è una percezione quasi filosofica, ma ormai direi sta diventando chiaramente anche scientifica, per loro è scienza da miliardi di anni, quindi figuriamoci, prima sentivo l'astronauta Edgar Mitchell che ha il record della più lunga passeggiata lunare, quindi insomma un personaggio importante che ha parlato tanto di extraterrestri, si è esposto moltissimo lui, e lui diceva: mio padre, quando nacque mio padre, i fratelli Wright costruivano il primo aeroplano e io sono andato sulla Luna. Quindi in 100 anni, circa 100 anni, siamo passati dalle carovane al viaggio sulla Luna. Dalle carovane, perché il padre e i nonni di Edgar Mitchell, astronauta della NASA, il padre e i nonni di Edgar Mitchell erano pionieri che hanno attraversato gli Stati Uniti e sono andati nel Far West. Quindi diciamo che in circa 100 anni siamo passati dalle carovane al viaggio sulla Luna, ma figuriamoci in 1000, 2000, 10.000 anni o addirittura, perché no, 10 miliardi di anni, quello che può essere l'evoluzione di una civiltà. Ragazzi, cioè, siamo di fronte a delle divinità praticamente. Quindi regoliamoci, bisogna, diciamo così, essere coraggiosamente umili di fronte alla realtà extraterrestre, perché non è solo una realtà extraterrestre, è una realtà anche extradimensionale che sfocia, come dicevo prima, nella sfera spirituale. Quindi la sfera cosmica e la sfera spirituale sono un tutt'uno, quindi noi dobbiamo un pochino chinare il capo di fronte a questa immensa realtà. Non bisogna essere, come diceva qualcuno, non bisogna essere duri di collo, perché se noi ci mettiamo in ascolto e siamo disponibili, questa che per loro è una scienza enorme, immensa, sconfinata, e loro, se noi ci rendiamo disponibili e ci mettiamo in ascolto, a piccole dosi ce la trasmettono, ok? Ce la trasmettono e ci fanno assaggiare, ci fanno gustare queste conoscenze meravigliose. La nostra mente si apre, la nostra anima, la nostra psiche si spalanca a queste gocce di scienza cosmica, perché se ti dessero veramente le loro conoscenze, ma io penso che noi non abbiamo gli strumenti cognitivi per capire le loro cognizioni scientifiche e filosofiche, loro ci danno qualcosina, e quel qualcosina che ci danno, se noi siamo appunto disponibili e coraggiosamente umili, ci aiuta a crescere, ci fa evolvere, e sicuramente quello che dicevi tu è un aspetto fondamentale del loro pensiero, diciamo così. E io mi permetto di parlare così, ma poi chissà qual è il loro pensiero, non lo so. Io mi fido di quello che dicono i veri autentici contattisti, come è stato George Adamski, Howard Menger, Eugenio Siracusa, il più grande in assoluto, oggi Giorgio Bongiovanni, che ci conferma ancora di più quanto la realtà cosmica e quella spirituale siano un tutt'uno. Ecco, attraverso i loro messaggi io mi fido di questi insegnamenti che loro trasmettono, perché riconosco in loro figure integre, autentiche, e la loro opera, la loro vita mi dimostra che sono effettivamente persone autentiche, persone integre. Quindi e tra l'altro gli extraterrestri, quando parlano poi nella storia, la storia, gli eventi, i fatti storici confermano le previsioni e le parole, gli insegnamenti degli extraterrestri. Certo. Quindi se facciamo uno più uno, uniamo i puntini, capiamo che sono discorsi seri e veritieri. Quindi io attraverso questi insegnamenti possiamo intuire qual è il loro pensiero, ecco, ma questo è quello che loro ci mostrano, ma poi chissà la loro evoluzione com'è. Per me è incomprensibile, per noi, allo stato attuale. È anche vero
dicevo, allo stato attuale dell'evoluzione umana, anche interiormente parlando. È anche vero però che l'uomo, come si dice, è capace di Dio, come dicono i teologi. Quindi è anche vero che noi abbiamo un'intelligenza, chiamiamola spirituale, comunque un'intelligenza che è in grado di afferrare certi concetti, se non mentalmente, comunque intuitivamente. E l'intuizione è una facoltà dello spirito, una facoltà dell'intelligenza, di quello che chiamiamo intelligenza spirituale o spirito intelligente. L'intuizione è una facoltà della nostra parte, di noi stessi, di quello che noi poi realmente siamo, cioè uno spirito incarnato. Ecco, attraverso l'intuizione, forse, perché no, possiamo anche cogliere, forse appieno, certi loro discorsi, certi loro pensieri, perché l'intuizione vede oltre, l'intuizione fa parte della realtà altra a cui ci stiamo riferendo. Non è materiale, l'intuizione, è profondamente spirituale. Quindi attraverso la capacità intuitiva magari riusciamo a cogliere l'immensità di quegli insegnamenti di cui anche tu hai parlato, l'unità e la sincronicità di tutta la manifestazione fenomenica, di tutta la realtà. Senti Marco, nei due minuti circa che ci rimangono, se tu dovessi dire qualcosa ad un amico per la sua vita di oggi, a qualcuno che conosci, se tu volessi dare un messaggio, questo libro naturalmente, io lo dico, è un messaggio, e magari veramente invito a prenderlo, io dico che di andare sul tuo sito www.viandantidellestelle.it e cercare questo libro, magari tu puoi dare anche qualche altra indicazione per entrare in contatto con te, ma vorrei un messaggio che tu ti sentissi da dire ad un amico, da fare in questo tempo. Ragazzi, io lo dico subito, lo dico veramente, Albiano, come se parlassi ad un amico, perché siamo amici, quindi io dico questo: stiamo insieme, trascorriamo del tempo insieme, uniamoci, trascorriamo del tempo insieme in maniera positiva, affrontiamo insieme questi discorsi e sicuramente ci verrà spontaneo e sentiremo come un'esigenza iniziare insieme ad organizzare situazioni per favorire la diffusione di questi discorsi, organizzare eventi, organizzare conferenze, perché no, seminari, organizzare trasmissioni radiofoniche, perché no. Ecco, stiamo insieme e lavoriamo insieme, organizziamoci. Quando stacchiamo dal lavoro o dai nostri uffici umani, non mettiamoci di fronte al videogioco o alla televisione, stiamo insieme, perché uniti possiamo fare tantissime cose. Questo è un grande insegnamento che ci danno gli extraterrestri, ci dicono che dobbiamo stare insieme, unirci per organizzare situazioni alternative rispetto alla decadenza dilagante che ci troviamo intorno. Questo è sicuramente, ma poi sai quanto ci divertiamo? Ma tantissimo ci divertiamo. Io con i miei amici ridiamo, ogni volta che ci vediamo ridiamo due ore di tutto e di più, però allo stesso tempo con molta serietà organizziamo tante cose. Abbiamo il calendario degli eventi pieno fino a febbraio 2020, quindi puoi immaginare quante cose facciamo, ma lo facciamo divertendoci, confrontandoci, perché no, arrabbiandoci a volte, però siamo vivi, cioè stiamo insieme, non restiamo soli, perché tanto noi non siamo soli, quindi c'è qualcuno che ci indirizza, non rifiutiamo quelle occasioni di stare insieme. Meraviglioso, guarda, io adesso mi sono preso un minuto per leggere alcune righe. A pagina 164 del tuo libro tu scrivi: quella gente lontana anni luce dalle guerre, lontana dalla fame e dalle malattie, lontana dai turbamenti mentali e dalle prigioni interiori che abbruttiscono l'umanità della Terra, quella gente lontana anni luce
dall'idea di sopraffazione, estranea alla violenza delle armi e dei comportamenti aggressivi, quella gente dolce, forte, gentile e fiera, quella gente esiste. Quella gente esiste davvero. Quella gente là fuori in questo momento, e in questo preciso momento miliardi e miliardi di persone in tutto l'universo vivono felici senza problemi, con l'unico pensiero di amare e con l'unica volontà di condividere le infinite espressioni dell'amore. Io ti ringrazio infinitamente del tempo che ci hai dedicato. Vorrei che tu dassi a quanti ci ascoltano un paio di riferimenti per quanto ti riguarda, e con questo ti abbraccio e ti saluto. A te la parola. Grazie mille Alviano, mi hai fatto emozionare. Allora, dico che appunto, come hai detto tu, www.iviandantidellestelle.it è il sito dove richiedere il libro. Se ci sono problemi, scrivete alla mail marsiliautore@gmail.com. E volevo dirvi che presenterò il libro in uno stand presso l'Ufology World, che è un evento che si terrà a Cinecittà World il giorno 11 e 12 maggio, quindi questo fine settimana. E è necessario prenotarsi, c'è il sito internet, trovate tutti i riferimenti, Ufology World. Appunto presenterò il libro, anche lì sarà possibile incontrarci. Approfitto di questo ultimo secondo di tempo per dire una cosa che devo dire, che è molto importante. Questi personaggi mi hanno detto in diverse occasioni una cosa molto importante, ma mi hanno detto Giorgio Bongiovanni è il nostro messaggero. Questo io lo devo dire sempre, mi hanno detto, quindi lo dico e lo confermo. Bene, e allora noi nel salutarti, nell'abbracciarti, ricordiamo anche a chi ci ascolta di visitare il sito di Giorgio Bongiovanni, www.giorgiobongiovanni.it, per approfondire quanto abbiamo orora accennato con le tue parole, e per toccare anche altri e altri discorsi che in quel sito, ma tutti riguardanti l'umanità, sono trattati. Un abbraccio grande, Marco. Un saluto a te, Alviano, e a tutti gli ascoltatori, un caro saluto e pace su tutte le frontiere. Pace su tutte le frontiere, e linea con il mio buonasera a Massimo Bonella. Sì, benissimo, allora di nuovo buonasera da Venezia, rapidamente, perché diciamo che potrei solo a questo punto chiudere la trasmissione. Vediamo di dare rapidamente gli aggiornamenti. Abbiamo quella notizia molto importante che ci proviene dalla Francia per quanto riguarda gli ostaggi in tabaccheria vicino a Tolosa. Da Sky TG24 abbiamo pochi minuti fa appreso la notizia che è stato liberato un uomo. Poi per il resto rimane sempre la situazione come in apertura del nostro programma. Andiamo avanti subito rapidamente, andiamo a puntare l'attenzione sulla figlia di Aldo Moro. Maria Fida chiede esplicitamente a Bergoglio di interrompere quello che definisce il business della morte, nato dopo il sequestro e l'uccisione del padre il 9 maggio 1978. La donna sottolinea che nell'ambito dello stesso processo ci sono delle infiltrazioni anomale e ributtanti da parte di persone alle quali non interessa altro che il proprio tornaconto, e per questo motivo intendono fare propria e gestire la beatificazione per ambizione di potere. Parole molto dure che fanno riflettere su quanto anche la strada verso la santità possa essere strumentalizzata da persone senza scrupoli, che possono nascondere in modo abbastanza ipocrita dietro nobili ideali professati con la bocca intenzioni completamente diverse. Ed ora andiamo alla nostra, altre notizie, non c'è il tempo, comunque rapidamente, tangenti, una nuova bufera a Milano, arresti, coinvolti politici amministratori, e dunque poi abbiamo anche a Palermo arresti per appalti e tangenti, coinvolti imprenditori e funzionari. Poi a Napoli ricordiamo Mattarella in ospedale a trovare Noemi. Poi ancora a Roma uccide la moglie
al culmine della lite. Rapidamente la nostra home page, che è molto importante. In primo piano abbiamo gli speciali Pianeta Oggi TV, dove si ricorda il forte terremoto del 6 maggio del 76. Vi stiamo riproponendo l'importante testimonianza, o meglio testimonianze, dei coniugi Gilberto e Paola Cossettini, che stanno praticamente raccontando la loro terribile esperienza. Sono sopravvissuti quasi per miracolo. Ascoltate il racconto e poi sentite, perché vi portano proprio a toccare con mano cosa significa un'esperienza del genere. A seguire un altro nostro speciale, mi riferisco a Pianeta Oggi Reporter, quello che va in onda su tutto il territorio del digitale terrestre, vale a dire da Gorizia a Palermo, passando per il centro Italia con Teleidea. E quindi abbiamo adesso il numero relativo, sempre alla ricorrenza del terremoto del 6 maggio in Friuli, con il ruolo dei radioamatori, importante ruolo dei radioamatori. Abbiamo l'intervista a Bernardino Tamburlini, presidente dell'Associazione Radioamatori Italiana sezione di Udine. Poi ancora abbiamo Pianeta Oggi Report dedicato all'Auser volontariato di Fossalta di Porto Ruaro, di Fossalta di Piave. Poi a seguire La Freccia di Margherita Furlan, con un'intervista importante al noto personaggio, noto giornalista, scrittore, ex europarlamentare Giulietto Chiesa. Poi ancora una indicazione per venerdì prossimo, nella diretta, come tutti i venerdì, dalle ore 21 alle 23, della nuova emittente in onde medie Radio Diffusione Europea. Vi ricordo anche le frequenze 1584 e 819 kHz per tutto l'Alto Adriatico, la potete ascoltare praticamente da Trieste, o meglio dalla Croazia fino a San Marino. Nell'ambito di questa diretta, che porta il titolo Open Space, condotta in studio da Graziano D'Andrea e Maurizio Castelli, e con anche la ripetizione di Radio Science TV. A tal proposito, anzi, saluto i colleghi Graziano e Maurizio, e naturalmente Rosario Moreno, per questa sinergia che abbiamo creato. Ecco, ritorneremo a parlare del terremoto in Friuli, con collegamenti del terremoto in Friuli del 6 maggio 76, con collegamenti, dicevo, da Gemona, e abbiamo nuovamente i coniugi Gilberto e Paola Cossettini. E andando giù troverete anche uno speciale, andando ancora più giù a taglio medio-basso, oramai siamo a taglio medio, diciamo così, anche troverete un numero di Pianeta Oggi relativo all'intervista al fratello di Gilberto, Tiziano Cossettini, che è un artista, che il sottoscritto l'ha raggiunto in occasione di un spettacolo teatrale in beneficenza all'associazione Funim International, è una ONLUS, funiminternational.org, il sito internet per tutte le informazioni. Poi ancora rapidamente un'ultima informazione, abbiamo ancora in home page, ormai da qualche settimana, una nostra trasmessa di approfondimento sempre di Pianeta Oggi Reporter, dal titolo Soldi, inganni e truffe, intervista esclusiva al noto personaggio televisivo dottor Elio De Grandi, in arte Mago Alexander, lo ricorderete nella trasmissione storica Domenica in questo caso ovviamente in chiave seria, che spiega un po' tutte queste situazioni, che portano a ingannare le persone, quindi sempre in mezzo i soldi, le truffe, eccetera. Il sottoscritto l'ha raggiunto in occasione di un convegno che si era realizzato nell'interveniziano precedentemente a Favaro Veneto. Siamo a due passi dalla Laguna di Venezia, a due passi dalla storica città veneziana. Vediamo se abbiamo rapidamente, capisco che siamo completamente fuori tempo massimo, mi perdoni Rosario Moreno, ma c'è questa notizia importantissima della Francia, una notizia in corso, si parla di 5 ostaggi presi in una tabaccheria vicino a Tolosa. Abbiamo saputo poco fa da Sky TG24 che è stato liberato un uomo, vediamo se abbiamo altre novità, altrimenti diamo subito la linea a Treviso per la programmazione in streaming di Radio Science TV. Ecco, vediamo un attimo, no, non ci sono altre notizie. Allora a questo punto alle 20.05, mi scuso ancora per il ritardo, linea a Rosario Moreno per la programmazione. Io vi ricordo questa sera alle 22, dopo il TG di Radio Science TV a Telemare, come sapete Radio Science è sbarcato anche sul digitale terrestre, ogni sera potete ascoltare tutti quanti
tutti quanti il nuovo telegiornale. E dunque, ricordo, adesso tra qualche minuto partirà il nostro settimanale Pianeta Oggi Report a Teleidea di Chianciano. Quindi, per coloro che ci ascoltano dal centro Italia, possono sintonizzarsi sul 190 del digitale terrestre e seguire appunto il Pianeta Oggi Report. È tutto per il momento da Massimo Bonella. Linea a Treviso, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.